Perché tornare in Italia? È in Africa il nostro avvenire, una terra in espansione. Ci mettiamo nel ramo dei trasporti, l'iniziativa non ci manca, sta tranquillo, in 4 mesi, 5 al massimo, diventiamo ricchi. E ti ho detto così? Beh, nel ramo trasporti ci siamo, no? Siete voi? No, Dunque, dovreste avere $5, ma detraendo gli anticipi, le 3 casse di banane che vi siete mangiati ieri, le 25 noci di cocco, più 2 sacchi di datteri che avete fatto fuori stamattina a colazione, mi dovete 1,25. Che fate? Me li date subito o li segno? Ho capito. Allora, aggiunti ai 424, fanno esattamente 425,55. Fate voi. Non ho capito bene che avrei dovuto fare per saldare il debito. No, quello ce l'aveva con te. Ti voleva far fare il lavoro dell'elefante. Per un anno intero. Io gli ho detto massimo 6 mesi. Massimo. Grazie. Oh, figurati. Ehi, ma per pagare il conto dell'albergo devo fare il lavoro del rinoceronte. Guarda, non ci contare, Ma no, quale rinoceronte? E come glieli paghiamo i 6 mesi d'arretrato se ci vede entrare? Se ci vede? Lo spingere, Fattilla. Parlo io, Sì. Attento. Questa finestra mi sta stretta. Vieni. Se la padrona si sveglia, siamo fottuti. Senti, io a stomaco vuoto, corro male. Non si potrebbe scappare dopo pranzo. Quale pranzo? Ah già, è vero. Quale pranzo? E questa cosa? Secondo te, che potrebbe essere? Ma è tua? No, di mio nonno. Ah, e avanti, non scherzare, dai. E chi scherza? È veramente di mio nonno. E ci tengo molto. Ma brutto imbecille, con tutti i debiti che abbiamo, tu vai a nascondere un tesoro. Quale tesoro? Ma questo, no. Non lo sai quanto ci facciamo se ce l'andiamo a impegnare. Mio nonno non si impegna. Buongiorno. Scusa tanto, amico. Guarda bene questo aggeggio. Non essere avaro. No, questa no, non ha mai sbagliato un colpo. No. E non tentare di imbrogliarci. No, no, sì, sì. Un ladro! Come? Un ladro! Aiuto! Ma... Aiuto! Un ladro! Un ladro, aiuto! Ma... Aiuto! Ma quello ha creduto che volessimo rapinarlo. Aiuto! Aiuto! Assassini, ladri! Mi vogliono derubare! No, fermati! Ti sbagli, scusa, ma... Ma che strilli, scusa! Volevate rapinarmi! Vogliamo solo i soldi, perché urli? Perché volevamo solo impegnare la pistola! Capito? Non ha capito niente! Non avete capito niente! Volevamo solo impegnare la pistola! Non avevamo i soldi! La polizia! Parla! Polizia! Polizia! Prendeteli! Prendeteli!
dai, dai! Di qua! Tu stai fermo qui, eh? Sì, e fa la guardia! Ciao! Ma è possibile che non guardi mai dove metti i piedi? Andiamo! Ui, 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 che botta! Io però venivo da destra. Eccoli laggiù! Da quella parte! La porta! Di qua! Occupato! Ma dove vai? Ti seguo! Perché ti nascondi, fratello, se non hai peccato? Perché ti nascondi? Aprite! Non aprire. E allora chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto. E ricordate, fratelli, che la salvezza è solo nella casa di Dio. Preghiamo. Che fai? Sei matto? Guarda! Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita. Ti dona la tonaca, dovresti metterla sempre. E poi hai trovato la taglia giusta. Fra mezz'ora la taglia ce l'avrai anche tu, ma sulla testa. Confondiamoci tra la folla. Da quale parte andiamo? Eccovi, finalmente. Benvenuti, era tanto che vi aspettavo. Cominciavamo a chiederci che cosa vi era successo. Eravamo in pensiero per voi. Anche noi. Il telegramma che annunciava il vostro arrivo è arrivato un mese fa, come mai tanto ritardo? Sapesse, padre, ne abbiamo passate di tutti i colori. Ma comunque, il mio confratello le spiegherà tutto. Spiega? Ne abbiamo passate di tutti i colori. Ho persino mandato un telegramma a Roma per avere vostre notizie. E loro mi hanno telegrafato che il vostro arrivo era imminente. Quanti soldi spendete? Di che cosa? Di telegramma. Eravamo preoccupati, ma adesso è tutto sistemato. Già, è tutto sistemato. Lo segui, dottore. Grazie. Ma dove andate, figlioli? Si vede che siete frastornati. Sarete stanchissimi. Ah, io sono distrutto, dottore. Io sono più distrutto di lui. Scusate, padre. Sì? Cerchiamo due bianchi. Uno alto e grosso con la barba e l'altro biondo e magro. Li stavamo inseguendo, ma poi li abbiamo visti entrare in chiesa, dalla sagrestia. Perché li cercate, figlioli? Sono due delinquenti, padre. Hanno appena cercato di rapinare un povero rigattiere. Ci è mancato poco che l'ammazzassero quei mascalzoni. Fratello poliziotto, qui non abbiamo visto nessuno. E ce li descriva meglio, per favore. Se possiamo esservi utili, dica. Assomigliavano a voi due. Il più grosso aveva delle scarpe bianche da tennis. Eppure siamo sicurissimi di averli visti entrare in chiesa. Non possiamo esserci sbagliati. Potete star certi che qui non ci sono. Ci sono solo io e questi miei due confratelli giunti or ora dall'Europa. Se volete dare uno sguardo in giro, fate pure. Io accompagno i padri nelle loro stanze. Hanno bisogno di riposo. Ah, sì, padre, di tanto riposo. Questa è la vostra cameretta. Qua ci sono le coperte, se per caso avete freddo. E qui c'è il bagnetto, se per caso avete bisogno di... Insomma, riposate tranquilli. E mi raccomando, si va in tavola alle 7:00. Saremo lì alle 3:00. Bene, ancora benvenuti. Buon riposo. Dai, scappiamo. Simone,
Simone, ma che fai? Simone, aspetta. Ma dove scappi? Ma non ti piace questo posto? Ah, moltissimo, ma me ne vado lo stesso. Un momento di calma. Quel prete ci ha scambiato evidentemente per qualcun altro. E poi qui siamo in un convento, siamo al sicuro, si sta bene, si mangia due volte al giorno. E anche tre. Tre? Si fa una vita da pascià. Guarda, i materassi, le lenzuola. Guarda, siedi. Le ultime che ho visto sono quelle della culla. Oh, senti che odorino. Sarà sicuramente pasta e ceci. No, è pasta e fagioli. Sicuro? Sicuro. E c'è pure la cipolla. Nella casa del signore ci mangiamo a tutte l'ore. Eh no, solo alle 7 in punto. Oh, ricordati, da oggi siamo due preti. Signorilità e moderazione. Questo sarà il nostro motto. E mi raccomando, a tavola, forchetta e coltello. E non ti strafogare. Non ci facciamo riconoscere anche qui. Ma voi, fratelli, non mangiate? No, siamo in penitenza. Penitenza? Che avete fatto? Ma fate i cavoli tuoi, no? Piacere vedervi mangiare così di gusto. Ho fatto tutto da me. È tutta roba che ho cucinato con le mie mani. Bravo. Sapete che siete due belle forchette. Vi prego, fratelli, almeno sedetevi, altrimenti non riesco a mangiare. Sì, sediamoci. Fratello, per favore, mi passi il sale? Credo che il sale te lo debba prendere da solo, fratello. Sì. Padre Remo è un pochettino duro d'orecchio. Come ero ansioso di conoscervi. Certo, eravamo tutti ansiosi di conoscervi. E chi di voi è padre Agostini, Lui. E allora padre Compagnoni chi è? Io. Che simpatici ragazzi, sono dei burloni, è come se avessero sempre fatto parte della nostra piccola famiglia. Sì, sono simpatici, ma non possiamo attaccarci né alle cose né alle persone. Non possiamo, non dobbiamo attaccarci a voi, rimarremo così poco tempo insieme. Voi sapete che siete destinati a terre lontane, all'Amazzonia, terra di pericoli. Là hanno bisogno di giovani pieni di entusiasmo, di vita. Siete stati bravi. Avete scelto la via del pericolo, del martirio e forse della morte. Non si sa mai come vanno a finire queste cose. Beh, informiamoci. I due missionari che abbiamo mandato laggiù l'anno scorso, non davano più notizie. Non si sapeva dove fossero finiti. Li hanno ritrovati? Sì. Morti. Ecco. Basta. Beh, figlioli, mi dispiace molto, ma io ora devo partire. Rimarrò fuori una settimana. E durante la mia assenza la missione sarà tutta sulle vostre spalle. Vi potranno aiutare questi due vecchietti per quel poco che possono. Ma alla chiesa dovrete pensare voi. E quando tornerò sono sicuro che il nostro progetto potrà avere inizio. E adesso devo andare, perché il tempo stringe. Ciao, Referendum. Amen. Date, sorella, date. Sorella? Non ho soldi, padre. Ah, no? No, vede. Non hai neanche le tasche, figliolo. Ok. Quanto hai fatto? È già tanto che mi abbiano lasciato il sacchetto. Signore Page. Dov'è che si confessa?
alla polizia. E voi volete essere assolti per i vostri peccati, vero? Scusate, il collega non aveva capito. Dividiamoci i compiti. Figliola. No, lei ce la giochiamo. Va bene, pari. Dispari. Bim, bum, bang. 7 dispari. Ecco. Ho vinto. Vieni, figliolo. Beh, andiamo, va. Muoversi. Avanti, parla. Siamo andati avanti così per parecchio tempo. Poi, visto che i miei proprio non si convincevano, mi ha proposto di fuggire con lui. Ma dice che mi sposerà. Lui non voleva che ne parlassi, però mentire in confessione è peccato mortale. Io nella mia vita ho conosciuto soltanto lui e non voglio perderlo. Mi sembra un bravo ragazzo, è tanto solo. Mi dice sempre che desidera tanto farsi una famiglia, che devo dargli dei figli. Io provo un'attrazione troppo grande per le femmine. È difficile da spiegare. Se non fosse già sposato, io quella me la sposerei anche domani. L'impedimento maggiore è che ho 4 figli e li devo mantenere tutti. Come faccio, padre? Ho deciso di seguirlo, padre. Il Signore capirà questo mio gesto e mi aiuterà per mano vostra. Ci puoi contare? Devo dire una parola al tuo cliente. Così sia. Aspetta, Maggi, ma che fu? Che ci fu? Un terremoto ci fu? Un terremoto. Ma che ha fatto? È la punizione per i suoi peccati. Ah, senti, scusa, se permetti la punizione, a lui la do io. Tu pensa alla tua. Angelo! Chiamalo pure Angelo. Non è per te. Quest'uomo ti sta ingannando. È già sposato. Vero, Matteo? Ah, sì, sì, me l'ha confessato adesso. Tu non sei un prete, sei una spia! E quanta roba! Padre Mansueto! Ma se i nuovi padri fanno parte del nostro ordine, perché noi digiuniamo e loro no? Ma che dici? Anche loro si sono imposti una regola. Una regola molto dura. Non hai notato niente? No. Non bevono mai vino. Grazie. Padri! Padri! No, no, dopo, figlioli, dopo, eh? È urgente, padre. Scusate, padre, ma dovete battezzare subito il nostro bambino. Sta male, sta molto male. Ma ci vorrebbe qualcuno pratico. Noi siamo nuovi. Dovete aspettare il priore che torna domani. Il mio bambino non apre gli occhi da più di 2 giorni. Non piange, non mangia, sono disperata. Forse è stata la mosca del sonno. Vi prego, battezzatelo voi. Oremus. Oremus. E adesso che dico? Di Oremus. Sì. Oremus, battezzamus esto pargolus nel nome del Signore. Amen. E adesso che faccio? San Giovanni Battista. Chi? San Giovanni Battista. Dov'è? San Giovanni Battista, guarda il quadro. Ambe. Mi dia il pargolus. Vade mecum referendum. È un miracolo! Un miracolo! Un miracolo! Grazie, padre! Grazie! Grazie, padre! Grazie! Grazie! Lei è un santo! Hai visto? Siamo stati proprio fortunati. Fossi diventato santo sul serio. Quando ero piccolo, caddi dal seggiolone e sognai la Madonna che mi disse: Simone, o diventerai santo o diventerai scemo. Beh, mi sa tanto che sono diventato santo. Pensa, suona pure bene. San Simone. Signor Robinson, che nel mio negozio troverà quello che cerca. Qui c'è un grosso assortimento. Questo, per esempio, è originale del Settecento. Oppure, ecco,
C'è questa statuina d'avorio che viene direttamente dalla Cina. Vediamo se troviamo qualche cosa per la chiesa. Ah sì, un bel campanile. Oh, porca, guarda qui. Altro che quello della missione. Un po' piccolo, ce ne vorrebbe uno da mezzo litro. Solo? Che bel crocefisso! No, no. Oppure venga, venga. Venga, ci sarebbe questo quadro, che è un pezzo molto interessante. Ehi, questo è proprio della mia misura. Guarda un po' che c'è scritto qui. Vieni, vieni. Scusa. Eh? Il Vangelo? Si dice Vangelo, ignorante. Ah sì, ma mica c'era, c'era. Ah, e comunque, guarda. Il Vangelo secondo Matteo. Che? Vangelo secondo Matteo. Il Vangelo secondo Luca. Il Vangelo secondo Marco. Il Vangelo secondo Giovanni. Il Vangelo secondo... Oh, il Vangelo secondo Simone non c'è. E Giacomo te lo spieghi? Perché io sono sempre primo, non secondo. Sei tu, madonnina mia. Sei tu che mi riappari. Mica caro, sai? È lei, la Madonna del mio sogno. È un miracolo, un miracolo. Oh, ma svegliati, è una statua, dai. Ecco, tu sei proprio un mischeledente. Perché non ce la portiamo alla missione? Ma costerà un sacco di soldi. Guarda, sono brillanti veri. Ci vuole una fortuna. Scusate, reverendi. Scusate. Mi chiamo Robinson. Sono proprietario di alcune piantagioni di frutta della regione. Voi dovete essere i nuovi padri della missione. Sì, siamo i padri noi. Siamo due umili confratelli arrivati ora dall'Europa, destinati a terre lontane, in Amazzonia. La capitale delle Amazzoni. Abbiamo scelto la via del pericolo, forse della morte. Non si sa mai come vanno a finire queste cose. I due missionari mandati l'anno scorso si sono perduti nella giungla. E non li hanno più ritrovati? Sì, sì, morti. Ah. Bella quella Madonna, ho visto che vi piace. Sì, è bellissima. Ma purtroppo non possiamo permetterci di comprarla con tutti quei diamanti, costerà un capitale. Ah, mi dispiace deludervi, ma non sono diamanti veri. Ah, no. No, sono semplici decorazioni di vetro. Non sono dei veri diamanti quelli. Beh, io devo andare. Reverendi padri, buonasera e mi auguro di rincontrarvi. Referendum. Signor Robinson, vuol vedere qualche altro oggetto? Chiudi la porta. Sì, sì. Chiudi. Ecco. Gli sparo? No. Aiuto. Fermo. Abbiamo bisogno di una sega per liberarci di questi braccialetti. Sì. E procuraci anche quattro vestiti. Anche qualche soldo a spiccia, se no sparo. Anzi, sai che faccio? Gli sparo subito. No. Sento, facciamo una strage. No. Sì. Vi prego, va bene. Ehi, voi due laggiù, niente scherzi, eh? Siamo quattro belve assetate di sangue. E abbiamo piombo per tutti, preti compresi. Con chi ce l'hanno? Con due preti. C'è una sega nel retrobottega. Andate a prendervela. Ve la regalo. Per gli altri vestiti posso rimediare, ma per te... E come faccio? E tu sei troppo grosso. Ehi, ragazzi! Non credete che una volta indossati i vestiti di questo bel pretone sarò perdonato di tutti i miei peccati? Non ti scordare, ricordati che sei un prete, quasi santo. Che hai detto? Niente, pregavo per te, figliolo. Ah, bravo, continua. Mm.
Questo non lo dovevi fare. Ti posso sparare, capo? E sei proprio fissato! Questo non lo dovevi fare. Chi è stato? Adesso gli sparo. Mo gli sparo io a lui. Guarda che sparo a te, eh! Questo non lo dovevi proprio fare! Il capo! Addosso! Prendiamole! Addosso! Andiamo! Calmatevi! Fermo! Fermo che ti devo sparare! Fermo! Fermo che... Ecco! Ora ti sparo! E adesso come fai? Aspetta! Ecco! Ah, no, 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 fratello, eh! Perché? No? Qui c'è scritto, chi di spada ferisce, di spada perisce! Calma, figliolo! Senti che c'è scritto qui. Dunque, ecco, beati i mansueti perché loro è il regno dei cieli. Aspetta un momento, non ho finito. Dunque, vediamo, non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. No! Andiamo avanti. Ma dove sta quel ciccione? È sparito. Per favore, fratelli, non fatemi alzare le mani. Io sono un prete, quasi santo. Sono una belva assetata di sangue! Io non ho detto santo, ho detto quasi santo. Ho detto quasi santo. Ripeto, quasi santo. Adesso ti sparo! No, ti... Vai, galoncino! Ah, sì! E adesso la palla. La palla? Sì, dammela in testa. Forza. Sì. Ti... Te la prendi con lui perché è più piccolo, eh? Adesso ti faccio vedere io. Cosa? Io ti stritolo! Sono una belva assetata di sangue! Reggi, grazie. Tu, quasi santo, tu, quasi santo, tu. Anche questo non lo dovevi fare. Neanche tu. Adesso tocca a me. Certo. Capo, non volevo. Niente, niente. Ma li vantaggi tu. Che si fa? Andiamo? Certo, padre. Allora muoviti.
Fermi voi due! Se non mi aiuti a uscire, io ti sparo! A me? Sì, a te che sei bello grosso e non ti posso mancare! Dammi una mano! Staccami la palla, se no ti sparo! Hai capito? Il piede! Il piede! E io ti sparo lo stesso! E adesso che fai? Te meno? Mena, mena. Che fusto. Aspetta, adesso vi faccio vedere io. Scusate, padri, ma voi siete due travestiti. Oh, stai attento a come parli, eh? No, no, magari ce ne fossero. Salve, capo. Sempre pronti ai tuoi ordini. Salve. Salve. Bando alle chiacchiere inutili, non è questo il momento. La situazione è grave. Qualcuno di voi ha una soluzione? Beh, sì, certo. Stavamo appunto pensando... Si potrebbe... Allora? Beh, certo. Lo immaginavo. Ce l'abbiamo noi la soluzione. Non è vero, Morgan? Sì, capo. Certo, capo. Diavolo! Lo so che Morgan ti è antipatico, ma finora si è dimostrato un ottimo collaboratore. Quando sbaglierà, avrai carne per i tuoi denti. Dunque, tu, Erickson, vai al bazar e compra la statua. Quale statua? Non puoi sbagliare. È una Madonna. Pagala a qualunque prezzo, anche se in fondo il suo valore è irrilevante. Ma è indispensabile. È il fulcro del nostro piano. Tu, Max... Procurati della colla forte. Colla forte? Sì, perché hai qualcosa in contrario. E ora, perché tutto sia perfetto, non resta che il timbro della curia. Tu, Calvin, procuramelo. Sì, certo. Mi sembra che basti, non è vero, Morgan? Veramente, capo? State buoni! Il Papa, la firma del Papa... Già, dimenticavo la cosa più importante, la firma del Papa. Bravo, Morgan. È ovvio che senza la firma del Papa tutto il nostro piano perderebbe credibilità. Zitto, non bisogna contraddirli, potrebbe essere pericoloso. Tu, Perkins! Sì. Procurati la firma e falsificala. E tu, Morgan, come d'accordo allora? Parti stasera stessa e prepara tutto come si deve. Stai tranquillo, capo. Non hai bisogno di dirmi altro. Fidati di me. Adesso andate. Tutto deve essere pronto per domani mattina. Sarà fatto. Buongiorno, buongiorno. Ma che gli è preso? Un colpo di sole, non c'è altra spiegazione. Stavo pensando... Mamma. Stavo pensando a cosa si voleva riferire il padre priore con la storia di quel progetto. E perché ha detto che il tempo stringe? E lo chiede a me, perché non lo chiede ai veri padri Agostini e compagnoni quando arriveranno? Siamo i padri Agostini e compagnoni. Veniamo dall'Europa per la realizzazione del progetto di cui tanto abbiamo parlato per lettera. Poi proseguiremo per l'Amazzonia, terra di pericoli. Noi abbiamo scelto la via del martirio. Forse della morte. Questa è una storia che ho già sentito. Ne vi aspettavamo da un pezzo, miei cari confratelli. Ma purtroppo ho una cattiva notizia da darvi. Il progetto ha subito un lieve cambiamento. Oh. Le tribù della foresta hanno mangiato il loro missionario la settimana scorsa. Oh. Davvero? Sì, con tutta la tonaca. Le anime di quei peccatori sono in pericolo. Rischiano di perdersi nel fuoco eterno. Tocca a voi l'oneroso compito di riportare quelle pecorelle smarrite sul sentiero di Dio. Il tempo stringe. Andate, andate, con animo lieto incontro al vostro destino. Ite, ite. È dunque così facile la via del martirio? Facilissimo.
Pure per lei, padre, non si tiri indietro. Vadi, vadi. Andate, fratelli, e che Dio abbia cura di voi. Andate, andate. Vorrà dire che per il progetto ve ne occuperete voi, vero, fratelli? Ma sì, certo, ce ne occuperemo noi. Ah, grazie. Addio, fratelli. Ma di quale progetto si tratta? Come? Non lo sapete? No. Tutti i malati della zona nera verranno a stare con voi nella vostra missione. Ah, bene, bene. Ma che malattia hanno? La lebbra. A saperlo prima ci andavamo noi in Amazzonia. È un bel progettino quello del padre priore. Qui bisogna tagliare la corda. Peccato, si mangiava così bene. Di cosa abbiamo bisogno per andarcene da qui? Dei soldi. Appunto. Da oggi tutte le nostre prestazioni professionali ce le facciamo pagare. Un battesimo, 100. Una comunione. Permesso! Siamo proprio fortunati. Cominciamo con questo qui. In cosa possiamo esserle utili? Matrimonio, battesimo, estremunzione? No, no, ma che estremunzione? Io sto benissimo. Io sono il postino. Sto cercando padre Agostini e padre Compagnoni. Siete voi? Un po' sì. Ma certo che siamo noi. Ah, bene. C'è una lettera per voi. E da dove viene? Viene da Roma. E chi la manda? La curia. È un'amica tua? Fantastico! Ci mandano in Olanda a evangelizzare quel popolo di protestanti. E ci sono anche due biglietti per l'aereo. Siamo salvi! Ah, e tanti saluti al padre priore e al suo progetto. Si torna in Europa. E io? È bella la divisa fuori ordinanza della confraternita. E poi dicono che l'abito non fa il monaco. Ci guardano tutti. Pace bene, fratello. Pace bene. Pace bene. Pace bene. Io sento che potrei fare carriera in questo ramo. Perché io no? Beh, tutti e due. Adesso quando arriviamo in Olanda prendiamo gli ordini. Che cosa? Prendiamo gli ordini. Io non prendo ordini da nessuno. Padre! Padre Agostini Compagnoni! Padre! Chi? Ah, salve, come va? Come sta? Ho saputo proprio adesso del vostro trasferimento e mi dispiace molto. A noi no. Ma poiché dovete proprio andare, ho pensato di chiedervi un favore. Ho preparato da tempo un regalo per un mio vecchio amico, un sacerdote, col quale non riesco mai a incontrarmi. Vive ad Amsterdam. Amsterdam? Sì, esattamente. E se voleste essere così gentili da portare con voi questa statuetta... Beh, veramente noi non... Grazie, grazie. Sapevo di poter contare su di voi. Vi ringrazio molto. All'aeroporto di Amsterdam troverete dei confratelli pronti a rilevarla. Sì. Padre Agostini e Compagnoni in barco immediato. Prego. Dai, che si parte. Sì, sì, andiamo. Andate, andate. Arrivederci. Grazie, è stato un vero piacere. À la sortie du 11. Messieurs les passagers du vol 326 Air France, destination Alger, sont priés de se présenter à la sortie numéro 5. C'est la dunata. Madonna mia. Excusez, madonnine. Perché ci salutano tutti? Salutano la statua, cretino. Qui ci somigliamo tutti. Come ci riconoscono gli amici di Robinson? Voi qui per la festa della patrona della nostra città? Sì. Siamo benvenuti, benvenuti. Ma prego, prego, possono andare. Ma non ci controlla i bagagli? Ah, non ci mancherebbe. Vadano, 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 grandi. È gentile, molto gentile. Buongiorno. Buongiorno. Fermiamoci qui, si faranno vivi loro. Non staranno fuori ad aspettarci. Dov'è l'uscita? C'è il cartello. Qualcosa da dichiarare? No, no, niente.
Ma questo è un diamante purissimo. Fermateli, sono due contrabbandieri! Sergente, fermate quei due preti, non lasciateli fuggire! Ehi, ferma tu! Venite con noi! Ma perché? State attenti, cosa abbiamo fatto? Scusi, Eminenza, che terribile equivoco! Che succede, capo? Non lo so, ma non mi piace. Secondo te qui c'è scritto uscita, vero? Beh, è scritto in olandese. Io sono il cardinal Persetti, esigo delle scuse ufficiali. Ha ragione, questo è un incidente diplomatico. Avete e va trattato tramite ambasciatore. C'è stato un incidente diplomatico? Sì, ma non si sono fatti niente. Hai sentito quanto pesa? No. Sono loro! Porco cane! Ci siamo, ragazzi. Muoviamoci! Ehi, fermi! Sono loro! Con chi ce l'hanno qui? Con noi, no? Fermateli! Via! Fermateli! Permesso! 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 Sono due falsi preti! Fermateli! Passa di là! Sì! Che ne so, tu intanto scappa. Pensi anche tu a quello che penso io? Sì. Siamo salvi. Capirai, siamo tutti uguali, chi vuoi che ci ritrovi qua in mezzo? Ma io sono meno uguale degli altri, a me mi riconoscono. Attento! Senti, tu sta attenta alla Madonna, io vado a vedere se ci sono altri poliziotti. Simone! Aspetta! Ma che cosa sei venuto a fare? Quattro occhi vedono meglio di due, no? Ma la polizia deve finire. Boh, avranno preso i colpevoli. Comunque noi saliamo all'ultimo istante. Va bene. Ehi! Aspetta un altro po'. Credevate di averla fatta franca, eh? Adesso chi lo sente, Robinson? Dove lo avete messo in malloppo? Come avete fatto a sostituire i diamanti con questi vetracci? Chi sono i vostri complici? Vi conviene confessare subito, prima che perda sul serio la pazienza, avete capito? Volevate approfittare della festa della patrona, vero? Centinaia di statue, una più, una meno, gli avrebbe badato alla vostra. Eh? Mi dà fastidio. Lo so, è lì per questo. Ma di quali diamanti parlate? Ci avete sicuramente scambiato per qualcun altro. Noi siamo due poveri missionari e abbiamo scelto la via più difficile. A una parrocchia tranquilla, magari in campagna. Abbiamo preferito il pericolo. Chissà, forse la morte. Non si sa mai come vanno a finire queste cose. Guarda che questo non lo incanti mica con la solita storiella. Ma zitto. Guarda che a me non mi incanti mica, sai. Che t'ho detto? Missionari! Missionari del contrabbando, ecco cosa siete! I vostri nominativi sono assolutamente sconosciuti a tutti i conventi d'Olanda. Nessuno attende preti provenienti dall'Africa. E come se non bastasse, i vostri documenti sono falsi. E stiamo facendo indagini sulla lettera che avete ricevuto da Roma. Oh, quella è vera. Portateli in cella. Via, via! Prego. Vada pure. I diamanti.
A questi che vogliono da noi? Chi l'ha mai visto i diamanti? Guarda, c'è il lavandino. Accidenti. C'è anche la televisione. Però che lusso. Che parco meraviglioso. È veramente una prigione modello questa qui. Peccato doverla lasciare. Allora non hai capito niente. Qui ci restiamo a pensione almeno 10 anni. Questo lo dici tu? No, lo dirà il giudice. La situazione, inutile nasconderlo, è grave. Il caso di questi due preti ha provocato molto rumore. Pronto? 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 Chi? Sì, signor ministro. Certo, signor ministro. Sarà fatto, signor ministro. È il ministro. Sì, signor ministro. Certamente, capo. È vero, capo. Hai ragione, capo. Hai sempre ragione, capo. È tutto ok, capo. Chi era? Il capo. Ho vinto! Il capo mi ha detto testualmente che se non ritroviamo la statua ci dà in pasto ai suoi Doberman. Arriva col primo aereo insieme ai cani. No, 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 i Doberman no. No, capo, ci ho ancora le cicatrici. Sì, sì. Aiutaci, capo, aiutaci, aiuto, tu, Borga, non aiuto, ci lasciare. Aiuto, capo, aiuto, ho paura, capo, dei Doberman, ho paura. Adesso basta, molluschi! Non avete un briciolo di dignità! Uscite subito da questa stanza! Andate a fare i vostri piagnistei da qualche altra parte e tornate quando avete finito! No! I Doberman! No, ha detto che se non risolviamo il caso entro domani ci trasferisce tutti a fare i guardiani di un faro. Non facciamoci prendere dal panico. Ragioniamo tutti con calma. Bisogna costringere questi due a dirci dove hanno nascosto i diamanti. Oh. Ma come? Ah. Come? Non si potrebbe... Non si può, non si può. Come? Leggete cosa dicono i giornali. Vi siete fatti portare via da sotto il naso 2 milioni di dollari in diamanti grezzi. Unicamente per la vostra stupidità. È tutta colpa vostra. Ma capo, all'aeroporto c'eri anche tu. Da zitto! Come ti permetti di fare insinuazioni? Come potevo fare io da solo contro più di 100 poliziotti? Voglio attenzione quando parlo. E poi dovresti saperlo che non sopporto il fumo. Beh, io, tu lo sapevi. Sì, sì. La polizia non ha ancora trovato il malloppo. E quindi quei due furbacchioni devono averlo nascosto da qualche parte. Bisogna ritrovarlo prima che arrivino Robinson e i suoi Doberman. Ho trovato. Sì, sì. Chi non risica non rosica. È un piano. Un piano a prova di bomba. Ho già trovato la soluzione. Naturalmente. Questo piano ha la precisione di un orologio svizzero. Sì. Ehi, 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 ascoltate il mio piano. Ascoltate. Sì. Bene. Che? Ma so che rimane. Hai una cosa sì, 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 sì. Bello. Dopo questa maratona ti è venuta un'idea per uscire? Il buco nel muro è da escludere, farebbe troppo rumore. E poi la parete è larghissima. La finestra? Idea scartata. Le sbarre sono di puro acciaio inossidabile. Ah, allora sono 10 anni. Ah, ma non preoccuparti, dai. È solo questione di trovare il punto debole di questa cella, no? Questo progetto richiede la precisione di un orologio svizzero. Esatto. E quindi tutte le mosse devono essere compiute nel tempo stabilito. Non un secondo di più, non un secondo di meno. Ma ormai siamo arrivati al momento decisivo. E per evitare errori, ognuno di voi ripeterà ad alta voce ciò che deve fare.
Comincia tu, avanti. Allora io, dopo essere sceso nel cortile... Ma che urli? Ma tu hai detto ad alta voce. Inetto! Dunque, questa è la piantina della prigione. Bella. Che ho detto? Ho contrassegnato con delle lettere i vari punti del percorso. Punto A, B, C, D, E, eccetera, eccetera, eccetera. Tu stai fumando, eh? Mm-hmm. Bravo! Grazie! Quante volte te lo devo dire che mi dà fastidio il fumo? Aia! Ma pure a voi! Rispondete! Sì! Pure a me! Le parole d'ordine di questa operazione sono scaltrezza e precisione. Cominciate a ripetere. Tu! Dunque, le parole d'ordine di questa operazione sono scaltrezza... Imbecille! Imbecille! Ripeti quali sono i tuoi compiti, non quello che ho detto io. Permesso! Dunque... Io lancio la scala sul muro esattamente sul punto A. Mi arrampico e mi lancio nel cortile. Aio! Inetto incapace! Sì, è vero, capo. Sei dimenticato di dire come devi essere. Agile e leggero come un leopardo e furbo come una faina. Sono i dettagli che finiscono col distinguere un ladro di polli da Arsenio Lupin. Tu! E dopo essere sceso nel cortile esattamente nel punto B, faccio 30 passi e arrivo al muro del carcere. Da lì, 3 passi a sinistra e sono di fronte alla porta, il punto C. Poi salgo fino alla cella di quei due, punto D. Piazzo la carica, svolgo la miccia e gli do fuoco. Boom! Una volta aperto il varco, narcotizzo i 2 polli e li trascino via di lì con me. Leggero come un petardo e furbo come la farina. Come hai detto? Leggero come un petardo e furbo come la farina. Povero capo! Cretino! Cretino! Una volta messa la carica devi allontanarti di 10 passi, ricorda! 10 passi! Altrimenti dobbiamo perdere tempo per tirarti fuori dalle macerie. Poi rispondete. Poi li portiamo al nostro luogo e li facciamo parlare. A te lo diranno dove li hanno messi i nostri diamanti. E non dimenticate che... Che sono i dettagli che distinguono un ladro di polli da Arsenio Lupin. Arsenio, andate e non fallite. Avete 160 secondi per portare a termine l'operazione. Controllate gli orologi. Sì. Sono le 4:43. Che ora fate? Le 7:05. Più o meno. Esatto. Capo, ma che ore? Io ancora mi... Precisione, se il piano fallisce, i Doberman ci sgranocchiano come grissini. Ci penso io, capo. Sarà un ubriaco. Ah, sì? Muoviamoci. Piazzate la scala. Dobbiamo far presto. Sì. Ah, qui siamo nel punto A. Adesso arretriamo fino alla porta il punto B. Seguimi. Thank you.
scala, che organizzazione. Questo il capo non ce l'aveva mica detto. Avrà voluto farci una sorpresa. Credo anch'io. Ecco. Prego, prego. Scendi. Sì. Mettete il cartello. Sì. Punto B. Bel colpo, capo. Gliel'hai scritto anche in italiano. Speriamo solo che sappiano leggere. Seguitemi. Mi raccomando, leggero come un petardo. Punto C, l'albero. Sì. Scigliota! Sbrigatevi. Non senti rumore come di un martello che inchioda? Io ho sentito il rumore come di un dito rotto. Piuttosto, dove si trova il punto B? Qui non si vede un accidente di niente. Vieni con me, ti guido io. Io di notte ci vedo come un gatto. Alle morte! Un momento. Non avete sentito un rumore? Mi è sembrato come un tonfo. No, capo, io veramente ho sentito solo uno che invocava i morti. Fa niente. Allora, adesso andiamo verso il punto D. Tu vieni con noi e tu torna all'ingresso. Parla più forte, non ti sento. Sto affogando, fa qualcosa. Cosa? Aspetta, no, che ci penso. Riuscirò a qualcosa, un aiuto. Ah sì, salva il tritolo, salva il tritolo. Sì, ma a me chi mi salva? Batti i piedi, batti i piedi. Non una parola. Ma tu non nuoti. Non so nuotare. Vieni, dammi la mano. Sì. Oh, che mano fredda. Per forza, io sono stato dentro l'acqua. Il tritolo è salvo? Sì, lui sì. Bene, quello è l'importante. Ecco, e io no? Vieni, vieni. Sì. Lascia perdere, ricordo perfettamente. Tre passi a destra e troviamo la porta. Uno, due, tre. Ecco. Che dicevi? Adesso ricordo meglio. Erano tre passi a sinistra e troviamo la porta. Forse. Dicevo io. Adesso apri anche questo. Li lasciamo aperti, così si troveranno già il percorso tracciato. Abbiamo organizzato un'evasione perfetta. No, 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 ho organizzato. Ehi, ma in questo carcere tutti i cancelli sono aperti. Fa parte dell'organizzazione. Ah. Su per le scale. No, giù per le scale. Questa volta guido io. Sì. Sta tranquillo, è solo questione di tempo. È una serratura modello olandese. Uno scherzetto. La conosco come le mie tasche. Si apre anche con una forcina da capelli. Ma figurati, tu senza chiave non riusciresti ad aprire neanche la porta di un saloon. La porta è aperta, nessuna serratura può resistere al grande Matteo. Oh, richiudi quella porta. Ma... se seguiamoci il secondino ci danno l'ergastolo. Ah, ma che ergastolo? Non dire sciocchezze. Adesso ti spiego tutto. Secondo la Convenzione di Ginevra sui prigionieri di guerra, il detenuto può tentare di evadere senza che per questo la pena gli venga aumentata. Chiaro? Chiarissimo. Ma noi che c'entriamo con i prigionieri di guerra? Intanto io evado. Poi a far la guerra qualcuno ci penserà. Ciao. E auguri. Ci vediamo fra 10 anni. È questa. E voilà, prego. Sarà, ma non mi convince. Si accomodi.
Di qua. Sì. Scherzi del cavolo. Ehi, hai visto che fortuna? Queste sono aperte, dai. Forza. Oh, oh, certo che quando c'è l'organizzazione nessun piano può fallire. Oh. Abbiamo la mappa del carcere incisa nella mente. È stato facile come per un bicchiere d'acqua trovare il punto giusto. E una volta aperto il varco, li prendiamo e ce li portiamo via. Il capo li farà cantare. A lui lo diranno dove hanno messo i nostri diamanti. Levati. Le vie del signore sono infinite. Ma la pazienza mia no! Avvertiamo il capo. Prego, prego. Pronto, capo? Qui tutto pronto. Mancano 5 minuti all'ora zero. Avete controllato il detonatore? Hai controllato il detonatore? No, controllo subito. Controllato, capo. Funziona a passo e chiudo. Con me quei due hanno proprio chiuso. Impasto ai Doberman di Robinson! Guarda, capo! Ehi, guarda, chiediamogli un passaggio. A quelli glielo devi dare un passaggio, guarda che macchina! Che facciamo, capo? Quelli scappano! Sarebbe un errore cercare di fermarli, devono pensare di essere liberi, ma noi li seguiremo e loro ci porteranno al malloppo. Capo, è stato lui! Ha sbagliato muro! Scendete di lì! Ormai la vostra sorte è segnata. Con voi faremo i conti dopo. Morgan non perdona chi sbaglia. È un piano perfetto. Saranno loro stessi a portarci ai diamanti. Li seguiremo nell'ombra e al momento opportuno... piomberemo su di loro come falchi sulla preda e recupereremo il balloppo. E ci guadagneremo la riconoscenza eterna del ministro. Mi guadagnerò. Attenzione, qui postazione numero uno. I due sono passati adesso. Hanno invocato il viale della regina. Sembrano diretti verso il porto. Va bene. Tutta la città è sotto controllo. Li teniamo in pugno. Ok. Attenzione, attenzione. Qualcuno sta seguendo i due preti. Saranno quelli del servizio segreto. Sempre tra i piedi. No, li abbiamo riconosciuti. Sono Morgan e la sua banda. Cosa? Per il momento non intervenite. Ho bisogno di riflettere. Siamo soli. Certo che a scappare siamo proprio bravi. E adesso? Sta tranquillo, tu segui Matteo. Andiamo. Fermi tutti, faccio io capo. Capocella. Capo, il muro. Capo, il muro. Il muro, capo. L'avevo detto. State attenti a dove mettete i piedi. Sì, sì, capo. Imbecilli. Sì. Sei già stanco? Fermati un momento. Se mi fermo perdo il ritmo. Se mi muovo perdo il fiato.
Hai recuperato? Sì, sì, andiamo. Andiamo, non gliela faccio più. Stop! Perché? Di là! Al muro! Tombino! La prima regola dell'inseguimento è di nascondersi alla vista della preda. Sì, capo. Certo. Ah! Capo, dove capo? Sei? Rispondi, capo, ti prego. Rispondi, capo, capo. Non si vede niente. Ho sentito come un tonfo. Di capo. Ci siamo persi il capo. Eccolo. Fermo, prendo io. Sì. C'è rimasto un pezzo di capo. E il resto? Basta con i sentimentalismi. Dobbiamo proseguire la nostra missione. Da questo momento il capo sono io. E perché tu? E chi se no? Io. E perché tu? E chi se no? Io. E perché tu? E chi se no? Io. Ma questo è un gioco da ragazzi. Comportiamoci da uomini. Nominiamo un capo. Chi? Io. E perché tu? E chi se no? Io. Basta, deficienti. Ma che vi dice il cervello? Che qui bisogna fare un capo. Ah, finalmente. Allora, chi fa il capo? Io. Io? Perché io? E chi se no? Stupidi inetti! E chi se no? Molto cruce! Tutte le scuse sono buone per perdere tempo. Imbecilli siete l'anello mancante tra l'uomo e la scimmia, anzi tra la scimmia e la scimmia! Giusto. All'inseguimento! Sì. Ehi, un momento, ma questo è il porto? No, è il Monte Bianco. L'unica salvezza è imbarcarsi su qualche nave. Andiamo! Ehi, ma dov'è la fermata? Laggiù! Impostazione numero 2, sono al porto. E Morgan e i suoi uomini? Li seguono sempre come ombre. Sta tutto fila liscio come l'olio. Lasciateli tranquilli, nella rete cadrà anche un pesce pregiato. Sono 10 anni che do la caccia a questo Morgan e adesso lui mi si offre su un piatto d'argento. Tra un paio d'ore si parte. Non vedo l'ora. Tra una settimana saremo a Genova. Qui fa un freddo boia. Andiamo a berci un goccetto. Siamo fortunati, possiamo salire indisturbati. Dai, non c'è nessuno di guardia, via! Chiaro come il sole. La statua è su quella nave. Loro pensano di fregarci, ma noi... Che? Non vi spaventate per niente! Andiamo a prenderci diamanti all'arrembaggio! Ok, capo! Il comandante ha detto che bisogna verniciare solo questa fiancata. Questa? Maledizione. E adesso che facciamo, capo? Lo vedi dove stanno portando quel carico? Sì, sulla nave. E beh? Imbecille! Ci fosse una volta che capisci al volo! Dove dobbiamo andare? Diglielo tu! Io non stavo attento! Sulla nave! Esatto! E noi ci facciamo caricare dalla gru e ci facciamo scaricare sulla nave. Anche un cretino l'avrebbe capito. Io l'ho capito. Vieni. Puzza di pesce. Andiamo da un'altra parte.
nascondiamoci nel sacco. Sì. Forza, forza. Apri. E fammi entrare. Dove va? Il tuo sacchetto per uno. Tirati un po' più là, cosa? Dove mi tiri? Qui là. Ma no, io... Sacchetto. Dai, scarichiamo anche questo. Sbrighiamoci, che la nave sta partendo. Saremo a bordo della nave. Sì, capo. La polizia! La polizia! Allarme, è solo la sirena del porto. Capo, qui siamo fermi. Cosa? Date un'occhiata. Dice che date un'occhiata. Va bene, dice che date un'occhiata. Dice che date un'occhiata. Date un'occhiata. È la pausa per il pranzo. Che facciamo? Il nostro piano resta immutato. Tanto quei due non possono scappare. Forza, forza, forza. Leva la mano. Ma non mi avevi detto che questa nave andava in Italia? Mi sembra di stare in Groenlandia, a me. Sarà stata dirottata, no? Ma ci hanno portato nel frigo della nave. Sono congelato. Anche lui. Senti, tu che apri tutte le porte, cerca di aprire anche questa. Sì, sì. Non ce la faccio più. Dillo al capo. Sì. Capo, non ce la facciamo più. Dovete resistere! Pensate ai Doberman! Niente di nuovo, Popa! Popa! Quello laggiù è arrivato già al quinto panino. Il frigo della nave. E che mi frega, sempre il frigo era. Capo, capo, vieni a vedere, sono loro. Ci hanno fregato! Inseguiamoli! Chi è cascato? Il capo. Oh. E questa volta il capo sono io. E perché tu? All'inseguimento!
Muovetevi, maledetti! Scendete! Saltate, saltate, codardi! Seguitemi! Scappa, scappa, scappa! Basta, io sono stufo di scappare! Oh, una chiesetta. E ricorda, fratello, che la salvezza è nella casa del Signore. Preghiamo. È pieno di gente qui. Lo credo, c'è un matrimonio. Vabbè, noi siamo vestiti da preti. E facciamo i preti. Pace bene. Complimenti. Auguri. Tanti auguri. Auguri, complimenti. Auguri, signore. È una gran brava ragazza, sa. Toh, c'è anche la zia. Complimenti anche a lei. Sì. Ma cosa vogliono quei sacerdoti? Se lo meritano. Vieni, vieni, vieni. Sento odore di refettorio. Bene. Ehi, guarda laggiù. Sembra la nostra. È proprio come la nostra. Che combinazione. Eh sì, guarda qui. C'è scritto anche Made in Dakar. Madonna in Dakar. Ma non è possibile. Sì che è possibile. La statua è proprio quella. E non fate scherzi. Lì ci sono $2 milioni in diamanti. Ma di quali diamanti sta parlando? Ah, credete di farmi fesso, eh? Lo sapete benissimo che la statua che Robinson vi ha affidato vale tanto oro quanto pesa. E voi stavate cercando di farla sparire. Beh, sappiate che deve ancora nascere chi riuscirà a fregare il sottoscritto Morgan, capito? E così Robinson ci ha fregati. Ci ha fregati, no? E siamo finiti anche in galera per colpa sua. Quei diamanti sono nostri. Sì. Ci spettano di diritto come risarcimento danni. Giusto. Giusto. Io mi perdo negli ultimi 5 minuti. Sfondamento. Sì, ma la porta è aperta. Schizzati via verso il canale ovest. Sicuri? Sì.
diamanti, hanno preso il volo. Chi non li trova più quello in mezzo a tutti questi canali? Sono tutti uguali. Accidenti, $2 milioni. Roba da fare i signori per tutta la vita. Buongiorno, signore. Dov'è il signor Robinson? Il signor Robinson la sta aspettando. E i Doberman? Sono in giardino. Stanno spolpando il solito quarto di bue. Prego, si accomodi. Grazie. Ehi, guarda! È il motoscafo di quello! Gira! Gira! Ma non gira tondo, gira di là! Frena! Frena! Hai frenato! Ci siamo! Convergete immediatamente al ristorante! Circondatelo con tutti gli uomini, ma non prendete nessuna iniziativa fino al mio arrivo, capito? Li abbiamo in pugno! No, io ho in pugno! Fatti fare questo, è il momento di pensare a mangiare! Sta qui dentro, andiamo! Via! È stato un gioco da ragazzi, capo. Con 4 colpi di karate li ho disarmati e ridotti all'impotenza. E quando mi hanno chiesto di risparmiarli strisciando ai miei piedi, io ho risposto: non concedo nessuna pietà a chi ha tentato di ingannare il mio capo. E ho premuto il grilletto, pa, 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 3 colpi per uno qua, proprio in mezzo alla fronte. Piantala, lo sai che il sangue mi fa impressione. Comunque hai fatto un buon lavoro, bravo. Ho fatto solo il mio dovere, capo. Il primo che si muove lo impiombo. E i 3 colpi in mezzo alla fronte, Morgan? Devo aver sbagliato mira. Come avete fatto a trovarmi? Elementare, Watson. Cappello. L'abbiamo trovato davanti alla porta del ristorante. Morgan? Scusatemi. Vieni un po' qui. Sì, capo. Offri l'altra guancia. Anche questa mi pagherete. Giù le armi o spariamo. Hai visto, capo? I miei uomini arrivano sempre al momento giusto. Salve. Rimetti il malloppo sul tavolo. Rimetti il malloppo sul tavolo, vai. No! Ah! No! Che meraviglia! No! Acqua! 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 Ma mica c'ho sete! Visto? Con le buone si ottiene tutto. Comodi, comodi. Che dici? Ci danno con noi? Penso di sì. Ho permesso. Vieni. Guarda che non lo puoi mica fare, ciccione. Non ho mai fatto niente. E adesso? Adesso sì. Ti spasso, ti rompo, ti distruggo, ti sconocchio. Chiedi scusa. Chiedi scusa. Ti distruggo e piegati. Piegati.
Ma con che state voi? Allora che aspetti? Datti da fare. O i cani o loro. Loro. Ehi! Ridammeli prima che Morgan perda la pazienza. Hai vinto. Vieni. Non si gioca coi coltelli. Vai! No, no padre, no, pace. E non l'ho fatta apposta. Tieni, tieni. Oh. Dammi quei diamanti. Non no. Hai scampo con me. Prova a colpirmi, vediamo chi è più veloce. Su! Avanti, 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 hai paura? Abbiamo trovato il petrolio, In guardia! Mi ricordi la mamma. Sono una bravi! Bravo, continua così. No, 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 capo, no! Simone, vieni qui un momento, senti un po' tu, che cosa vuole il signore? Oh. Levamolo di torno, altrimenti lo strangolo. Dice che ti fa un coso così, fagli vedere. Tieni, vuoi favorire? Questa è la pera della pace. Bravo, così risparmia la lavastoviglie. Ma deve avere una fama arretrata, però. Vieni, bevi un po' di vino, così digerisci il piatto. Ma visto quanto è forte? Ma questo è peggio di braccio di ferro. Io ho proprio l'impressione che questo sia più forte di te. Ecco, prova con questo. È formidabile, è un campione. Su, avanti, avanti, fagli i complimenti. Su, fagli. Ma qual è il tuo punto debole? Nessuno. Il cervello. Ma sì, No.
Con quella testa è impossibile. Ma dove va adesso? Io mi ritiro. Ti piace la torta? Ah, quella lo zabaglione. Ma che c'entra? Ecco il zabaglione. Arrivato, eh? Adesso la zuppa inglese passiamo. Pronta la crema? La via, crema no! Sentono lì! Beh, ti è piaciuto? Ci manca la ciliegina! Ecco la ciliegina! E adesso che faccio? Il forno è... Speriamo di stare un po' tranquilli adesso. Fermi! Fermi o saltiamo tutti in aria! Questa è nitroglicerina. Ce n'è abbastanza per far saltare tutto il palazzo. A voi la scelta. O mollate i diamanti o lascio cadere la boccetta. Io sono pronto a morire. Se perdo il malloppo, non potrò più guardare in faccia il mio capo. Certo, perché ti faccio sbranare, Morgan. Avete 3 secondi a partire da adesso. 1, 2, 2 e mezzo. Ecco, il gioco è fatto. Buffone! I miei cani funzioneranno molto di più della tua nitroglicerina. No, senti, perché non ce ne torniamo in Africa? Qui è tutto così complicato. Laggiù si vive tanto tranquilli. Ma certo, e magari coi soldi dei diamanti ci apriamo una missione per conto nostro. Ecco. Sai che tutto sommato è una buona idea? Certo che buona. È mia. La polizia. Ci hanno ritrovato. Oh, ma allora è un'idea fissa la tua. Secondo me tu devi farti vedere da un coso, da un ortopedico. Tu hai il complesso della polizia. I poliziotti hanno altre cose da fare, amico mio. Non ce la possono avere sempre con noi. Polizia. È il commissario Nelson che vi parla. Arrendetevi. Non avete scampo, avete capito? Dico a voi. Ho capito, sì, accidenti. Andiamo, passiamo di là. Dentro. No, c'è la flotta. Su. Scappiamo, scappiamo. Via, vieni. Sì. L'isolato è completamente circondato. Venite fuori con le mani in alto. Fra 30 secondi i miei uomini faranno irruzione nel locale. Le porte sono bloccate. Sì. E le finestre? No. Dai, salta. Sì. Su. Simone, mi hanno preso! Tieni i diamanti! Per la mia cauzione! No! I diamanti! No! Eccoli! Fermi! Via. Dai, Simone, scappiamo! E dove? In Amazzonia! Ma quella è terra di pericoli, dove ci aspetta il martirio e forse la morte! E chi lo dice? Non si sa mai come vanno a finire queste cose! Me just everything I will need.
for someone. I'm gonna go.